La sezione elenco partite contiene i dati relativi alle partite raggruppati in dati generali, tecnici, tattici, psicologici, altre valutazioni, situazioni, interventi e gol subiti. Nella prima scheda che compare oltre ai dati generali sulla partita è possibile inserire un filmato e indicare la formazione propria e dell'avversario, incluse le riserve. I nomi dei giocatori della propria squadra possono essere inseriti manualmente oppure caricati da quelli predefiniti nella sezione Configurazione squadre. È inoltre possibile memorizzare i dati relativi agli arbitri, ai guardalinee, alle sostituzioni e ai marcatori. Nelle schede successive troviamo dalla parte sinistra la lista dei portieri impiegati durante la partita e dalla parte destra i rispettivi dati. Per prima cosa occorre scegliere il portiere per il quale si desidera immettere i dati, cliccando sulla sua scheda che sarà evidenziata in bianco. Dopodiché si prosegue con l'immissione dei dati nella parte destra della scheda scegliendo l'opzione desiderata dalla lista discesa ed indicando la propria valutazione con un eventuale commento. Le opzioni disponibili nella lista sono modificabili sempre nella sezione Configurazione gare. Inoltre, dalla parte sinistra è possibile visualizzare graficamente le statistiche relative alle azioni e ai gol subiti da ciascun portiere. Cliccando sull'icona delle azioni compaiono il grafico dell'andamento delle partite nel tempo e le statistiche delle medie delle situazioni e degli interventi. Scegliendo i tasti della parte destra, invece, è possibile consultare i grafici delle situazioni e degli interventi difensivi e offensivi. Cliccando sull'icona del gol, compaiono disegni e grafici relativi alle statistiche del gol. Scegliendo i tasti della parte destra della scheda, è possibile visualizzare anche i grafici del tipo e modalità gol. L'ultima scheda della sezione è interamente dedicata ai gol subiti. Qui troviamo per ciascun portiere anche i disegni dove indicare graficamente la posizione di ingresso della palla nello specchio della porta, quella del portiere e del marcatore al momento del gol. Per ciascun gol è possibile inserire un disegno, una foto, un commento audio e un filmato.